ripercorso la vicenda della grande opera del sottoattraversamento del treno ad alta velocità di Firenze, questa opera incredibilmente impattante sotto tutti i punti di vista, sia ambientali ma anche economici. Dall'audizione di Cantone di oggi emergono alcuni punti inquietanti, almeno quattro. Il primo, ad oggi sembrerebbe che manchi e debba essere rifatta una nuova valutazione di impatto ambientale. Il secondo punto, riguardo alle terre di scavo, le terre di scavo sono dei rifiuti e oggi la politica deve decidere che cosa fare, come smaltirli e dove smaltirli. Il terzo punto è sul ruolo del general contractor, questa figura del tutto anomala nel panorama europeo, che crea non poche anomalie nella procedura stessa. E il quarto elemento è quello sul dibattito pubblico. L'apertura dell'intervento di Cantone è stata incentrata soprattutto su questo. Cantone ha dichiarato che si prenderà un impegno per fare in modo che il nuovo codice degli appalti preveda l'inserimento di questo percorso partecipativo dei cittadini, che serve per prevenire determinati conflitti nei territori e probabilmente per prevenire sprechi di denaro pubblico. La direttiva Bolkestein, che è stata recepita in Italia nel 2010 col decreto legislativo del 59, sta per colpire anche il commercio ambulante e con esso 15.000 operatori in Italia, di cui il 10% stanziati qui in Toscana. Questi operatori, che sono famiglie, piccole imprese o società di persone, riempiono le nostre piazze con tipicità locali che poi vengono nelle nostre case e in quelle dei turisti che proprio queste tipicità vanno a cercare nella nostra regione. Cosa chiediamo noi alla Giunta con la nostra mozione? Chiediamo che la Regione si impegni con il Governo nazionale affinché queste piccole imprese non si vedano scavalcate dalle società di capitali. Quindi chiediamo la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo che ho nominato prima e che riconoscano così la categoria dei venditori ambulanti come non ricompresa all'interno della normativa europea, perché a fianco delle piccole e medie imprese il Movimento 5 Stelle Toscana c'è. Una delle mozioni, degli argomenti che porteremo in discussione al Consiglio regionale, riguarda la problematica delle vasche di commata del porto di Livorno. Vecchi di 50 anni, sono ancora tuttora da completare. Abbiamo delle vasche nelle quali sono stati riposti i fanghi di risulta dal dragaggio del porto di Livorno e sono altamente inquinanti. Non hanno assolutamente raggiunto quel punto di rigidità che era previsto dai progetti di allora e ora si cerca di forare quella che è la pellicola che li trattiene per provare a farli diventare appunto solidi, per portare ad avere un piano di appoggio per le gru e per i contenitori. Quindi sto parlando di una situazione assolutamente quasi diventata incontrollabile per l'inquinamento e questo è un esempio di quello che, come i progetti vecchi di 50 anni, non stanno funzionando. E ora ci si domanda come vorremmo fare un'opera da 650 milioni, qual è la nuova DARSA in Europa. Non ci la faremo. Abbiamo presentato una interrogazione perché non è chiaro ancora se gli ospedali nuovi costruiti con il modello del project financing, mi riferisco a MAS, a Pistoia, Prato e Lucca, sono a norma rispetto alle normative antincendio e alle certificazioni degli impianti, perché risulterebbero ancora in deroga, con problematiche anche di cogeneratori che sono sottodimensionati. Quindi la domanda naturalmente è stata fatta e protocollata un paio di settimane fa, doveva rispondere la Saccardi allo scorso Consiglio regionale e aspettiamo la sua risposta per il prossimo. Salve a tutti, questa settimana ci occupiamo di demanio marittimo, per intendersi è la direttiva Bolkestein europea che impone certe regole. Il demanio marittimo, come tutti sappiamo, è un bene indisponibile dello Stato e riguarda tutte quelle concessioni legate al divertimento, alla vacanza, al gioco. Che cosa vuole fare il PD? Vuole ridurre la linea di demarcazione del demanio marittimo per spostare tutte queste concessioni sul demanio comunale. In questo modo ci sarebbero meno vincoli per le costruzioni, per la speculazione edilizia. Noi vogliamo che la linea del demanio marittimo rimanga quella che è. Vogliamo che ci siano concessioni temporanee, onerose e con gara. Per concludere diciamo no alla speculazione, sì alla trasparenza e sì alla protezione di un bene indisponibile dello Stato per tutti i cittadini e per le generazioni future.
Il Cantone ci ha dato ragione sulla questione della partecipazione sul dibattito pubblico. Possiamo dire che il Movimento 5 Stelle aveva ragione e, come diceva il grande Mahatma Gandhi, prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci.